E anzi ci diciamo orgogliosi per ogni singola creatura salvata dai veri alti rappresentanti della politica umanitaria dell'Unione. E stiamo parlando appunto degli uomini della Guardia Costiera, della Marina, della Guardia di Finanza e di tutte quelle splendide persone che intervengono in mare. Ci permettiamo un suggerimento? Lei ha parlato anche di azioni mirate sul territorio libico. Ci chiediamo se sia possibile, se non una forma di collaborazione con un governo che di fatto c'è nel presidio delle loro coste per la lotta ai trafficanti di esseri umani. Magari un coinvolgimento anche dell'ONU, anche per responsabilizzare questo organo che, attraverso il suo Consiglio di sicurezza, di fatto aveva anche autorizzato le missioni in quei paesi con le conseguenze cui oggi assistiamo. Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3456 dei deputati Buttiglione e Binetti, concernente iniziative per un maggiore coinvolgimento nella gestione dei flussi migratori delle istituzioni europee e degli Stati membri, nonché dei paesi di origine e di transito dei migranti. La deputata Binetti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. Ha un minuto, onorevole. Presidente, signor Ministro, colleghi, oggi è la giornata dell'immigrazione nei fatti, negli interventi. È cominciata questa mattina con le parole del Premier e adesso tutte le interrogazioni tendono a girare intorno a questo tema così importante. Il cuore della nostra interrogazione, però, vuole essere molto concreto e vuole essere questo. Il problema dell'immigrazione oggi non appare più un fatto di pura emergenza. In qualche modo noi sappiamo, ce lo dicono le voci che arrivano, ce lo dicono le informazioni di cosiddette dei testimoni oculari, sappiamo che sono in arrivo molti altri immigrati. Sappiamo che questo flusso non si fermerà ed è per questo che il problema che noi vogliamo porre alla sua attenzione è proprio quello di una strategia globale. Noi riteniamo che non possa nemmeno essere soltanto un problema dell'Italia o del problema delle nostre navi o del problema di Triton. Riteniamo che ci sia necessità di creare una sorta di Stati Uniti del Mediterraneo che guardino davvero a questi problemi con una visione d'insieme chiara e forte. Grazie, onorevole Binetti. Grazie. Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere. Prego, ministro. Sì, ringrazio l'onorevole Binetti per una visione generale che ha offerto al tema dell'immigrazione, che non è solo una questione di accoglienza una volta arrivati in Italia i migranti, ma è un tema essenziale di politica estera. Sprovincializzare questo dibattito significa capire le ragioni di fondo che producono la partenza e quello che si può fare dall'altra parte del Mediterraneo è quello che l'Europa, in quanto istituzione politica, può fare per darsi il rango e la dignità di una grande potenza che si esprime anche attraverso la dimensione umanitaria. Quello che noi abbiamo suggerito è di cambiare la prospettiva. La sorveglianza delle frontiere non può e non deve appartenere solo allo Stato che in quella frontiera è collocato dalla storia e dalla geografia. Deve essere l'Europa. La scelta di fare Tritone, la più grande operazione mai fatta da Frontex, è stata la scelta dell'Europa come prima scelta della discesa in mare di una Europa che si rende conto di tutto questo.